In questo video ti farò vedere quali sono i segnali che osservo per capire quando rinvasare le piante. In primis quando le radici fuoriescono dai fori di drenaggio, ma anche quando il terreno è esausto. Te ne accorgi subito perché si abbassa di livello e diventa troppo compatto quando si secca. Ho deciso di rinvasare questa pianta per offrirle un terreno migliore e ho scelto un vaso che avesse un diametro di 1 o 2 cm in più rispetto al vaso precedente. Un piccolo trucco consiste nel riuscire ad infilare 1 o 2 dita tra il vecchio vaso e il nuovo vaso. Ho preparato una miscela drenante aggiungendo al terriccio di qualità un po' di vermiculite e di perlite e ho mescolato. Dopodiché ho riempito il vaso per almeno 3/4. Inoltre, un altro piccolo trucco che utilizzo in fase di rinvaso consiste nell'inserire nel nuovo terreno la piantina col suo vecchio vaso di coltivazione. Facendo un po' di pressione, ricavo lo spazio esatto che mi servirà per la zolla della pianta. Ricorda questo metodo quando non avrai bisogno di sostituire la miscela di terreno precedente. In questo caso invece elimino tutto il terreno perché voglio completamente sostituire la miscela. E dopo aver fatto aderire bene le radici al nuovo terreno, ho aggiunto ulteriore terreno e ho innaffiato. Infine ho rimesso a posto la pianta nel suo luogo luminoso.